Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale di Alfred73. Oggi vedremo come realizzare una luce posteriore al LED per e-bike lampeggiante con un circuito integrato NE555. In un video precedente abbiamo visto come modificare un fanale LED esistente bypassando il suo circuito di controllo per essere alimentato a 6V tramite una resistenza in serie da circa 30 ohm a luce fissa. Oggi vediamo come realizzare lo stesso faro posteriore a luci lampeggianti con questo circuito integrato, molto versatile e molto utilizzato. Questo circuito oscillatore lampeggiante sarà comandato dal pulsante di accensione luci della mia centralina TSD Z2 e sarà alimentato a 6V come il faro anteriore. Una volta che vi sarete procurati un LED rosso ad alta luminosità, nel mio caso estirpato da una torcia a batteria litio, possiamo andare a effettuare alcune misure di corrente e tensione. Alimentato a 2V, questo LED consuma circa 150 mAh per la massima luminosità. Per realizzare il lampeggiante dobbiamo configurare l'NE555 in configurazione di oscillatore astabile ad una frequenza di 1-2 Hz. Dosando opportunamente i valori di R1, R2 e C1 su questo circuito integrato, possiamo decidere quali sono i vari tempi on e off dell'oscillazione che esce dal piedino 3. Vado ad inserire dei valori componenti in queste due formule T1 e T2 per ottenere una frequenza di circa 1 Hz, utilizzando questi valori da me trovati per effettuare il mio circuito. Passo alla realizzazione pratica del circuito utilizzando una piccola basetta 1000 fori. Questo è il mio integrato NE555 che andrò ad inserire e a saldare su questa basetta 1000 fori. Prima però vado a prendere delle misure per verificare che la basetta entri correttamente nella custodia del mio fanale posteriore. A questo punto posso andare a inserire il mio chip ed effettuare delle saldature. Per questo scopo è necessario passare con una spennellata di flussante per SMT per agevolare le saldature e eliminare anche l'ossido. Saldo tutti e 8 i piedini del mio integrato NE555 alle relative piazzole. Osservando l'involucro di qualsiasi chip troviamo un pallino che individua il pin numero 1, per cui da un lato avremo i primi 4 pin e dall'altro gli altri 4. Iniziamo ad effettuare delle saldature partendo dalle più facili, cioè collegando i pin che sono collegati tra loro, ad esempio il piedino 2 e il piedino 6 che fanno capo al condensatore da 1 microfarad. Quando effettuate le saldature su questi chip dovete sempre avere come riferimento il piedino 1 per evitare di commettere errori e quindi magari cercate di metterlo in evidenza il più possibile. Cominciamo con il saldare insieme quindi i piedini 2 e 6. A tal proposito utilizzo un sottilissimo filo di rame dello spessore di un capello per intenderci che posso facilmente interrompere piegandolo più volte con le mani. A questo punto vado ad inserire il condensatore al poliestere da 1 microfarad sempre in formato SMT. Osservando la formula del timing, questo condensatore incide notevolmente sulla frequenza generata. Procedo posizionando il mio condensatore al poliestere nei pressi del piedino 6 e poi successivamente ad effettuare la saldatura tenendo fermo lo stesso componente con lo stesso stagno che utilizzerò per effettuare le saldature. Stagno per saldatura da 1 mm. Con un po' di pratica vedrete che non avete problemi con i componenti SMT. Successivamente vado ad inserire le due resistenze da 75 kΩ e 470 kΩ che determinano proprio i tempi di on e di off. Queste resistenze vengono vendute online all'interno di kit con diversi valori disponibili. La stessa cosa vale anche per i condensatori SMT al poliestere e gli altri componenti SMT.
Una volta saldate le due resistenze da 470 kΩ e da 75 kΩ, è la volta degli altri due piedini, cioè il piedino 8 e 4, facenti capo all'alimentazione 6V, che verranno saldati frapponendo un sottile strato di nastro isolante sul circuito stampato per evitare di cortocircuitare con l'altro collegamento già effettuato tra il piedino 2 e il piedino 6. E a questo punto il nostro circuito è quasi pronto, basterà semplicemente inserire i collegamenti positivo e negativo e anche una resistenza di uscita da 22 ohm a cui si collegherà il nostro LED ad alta luminosità. Se vi sta piacendo questo video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi, grazie. Bene, a questo punto non ci rimane che alimentare a 6V il nostro circuito lampeggiante e come per magia il nostro LED inizierà a lampeggiare ad una frequenza che, vi ricordo, è data da queste due semplici formulette sul tempo di T1, cioè di accensione, e T2 di spegnimento. Se vorrete cambiare la frequenza basterà agire su questi componenti R1, R2 e C1. Trovata la frequenza che più ci interessa, posso andare a rimontare il mio nuovo circuito lampeggiante sull'involucro originario e montarlo sulla mia e-bike. Sappiate che se non volete realizzare questo circuito personalmente, esistono in commercio anche dei circuiti N555 già assemblati che consentono anche di variare la frequenza modificando la resistenza R2 rappresentata in questo caso da un trimmer multigiri. Vi ricordo che in descrizione inserirò tutti i link relativi. Bene, sono pronto per rimontare il mio circuito all'interno del suo involucro, non prima però di aver effettuato un ultimo collaudo a 6V per verificare il funzionamento. Per fissare questo dispositivo sul parafango della mia e-bike utilizzerò questa squadretta che, opportunamente forata, andrà a bloccare il mio circuito sul suo parafango. Per fissare sul paraurti questo dispositivo vado a praticare un foro con una punta da 5 mm, poi vado ad inserire i pezzi di questa squadretta. In modo particolare metto la vite nella parte sottostante e inserisco nella parte sovrastante una rondella tagliata anti-svitamento e un dado di fissaggio. Stringo per bene questo dado per evitare scorrimenti. Effetto un secondo foro per effettuare un passante per il cavo proveniente dalla centralina, dal motore della e-bike che comanda con i 6V l'accensione del mio LED lampeggiante. Questo cavo all'interno del parafango sarà successivamente fissato con del nastro di alluminio adesivo. Vado a spellare i cavi positivo e negativo, rosso e nero, per poterli collegare al mio lampeggiatore attraverso le saldature realizzate con questo saldatore portatile. Vado a rimontare il mio faro LED e a fissarlo sulla mia squadretta. Una volta reinserite le viti dell'involucro nella parte posteriore e una volta fissato con una vite alla squadretta il mio fanale posteriore, sono pronto per effettuare la prima accensione di questo nuovo fanale posteriore. Dal comando del display accenderò le luci, vedete, questa è la spia delle luci, e come per magia ecco qui il mio nuovo fanale posteriore che lampeggia perfettamente grazie a questo circuito integrato NE555. Bene amici, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per la visione, se questo video vi è piaciuto nuovamente vi invito a mettere like, iscrivervi al canale per supportarmi e a me non rimane che darvi appuntamento alla prossima volta.